Sono Elisa De Gan e lei è Gianna Mantovan. Siamo nella gastronomia Elisa di Orbassano in provincia di Torino e siamo qua per illustrarvi alcune delle nostre specialità. Prepariamo ora i filetti di branzini grigliati. Per questa ricetta ci servono i filetti di branzino, spinati, ovviamente tutti spinati e squamati, il pomodoro fresco, del prezzemolo fresco, limoni freschi, filo d'olio e sale. Nella nostra ricetta è importante avvolgere i filetti in un foglio di carta da forno, in questo modo. Questa modalità serve per evitare che il filetto di branzino si carbonizzi completamente. Lo appoggiamo sulla bistecchiera calda. La cottura con la carta da forno renderà il filetto assolutamente morbido e non secco, non asciutto. Dopo circa 2 o 3 minuti di cottura, il filetto deve essere girato. Come potete vedere, rimane la striatura della bistecchiera sul filetto di branzino. Adesso continuiamo la cottura nella parte sottostante, dalla parte della pelle. Dopo circa 8 minuti di cottura, possiamo togliere il filetto dalla griglia. Capiamo che è cotto dal fatto che prende un colore tutto uniforme. Il condimento del branzino può essere fatto a piacere. Nel nostro caso uniamo 4 semplicissimi ingredienti, che sono un filo di olio extravergine di oliva, del pomodoro fresco tagliato a cubetti, prezzemolo fresco tritato e il succo di limone. Andiamo ora a togliere la carta da forno dal filetto, molto delicatamente. Possiamo notare come le striscioline della griglia sono rimaste sul filetto. Il colore del filetto è bianco. Togliamo delicatamente la carta da forno dal filetto in modo da far rimanere la pelle attaccata al filetto. Questo metodo di cottura fa sì che il filetto rimanga bello morbido e carnoso, che non si perda tutto il succo nella griglia. Il filetto rimarrà bello gustoso e non saprà di affumicato, non saprà di bruciato, ma allo stesso tempo all'occhio sarà bellissimo. E completiamo il nostro piatto aggiungendo il condimento che abbiamo precedentemente amalgamato. Un po' di prezzemolo, l'olio, il limone e il pomodoro fresco. E il piatto è completo.